La Procura della Repubblica ha posto sotto sequestro l'area in cui lo scorso 2 ottobre si è formata una voragine a Orciano di Pesaro. Ora i residenti sono preoccupati, hanno timore che vada vanificato l'accordo che è stato trovato fra i vari enti disposti a finanziare la chiusura della voragine. Ne parliamo con il consigliere regionale Federico Talè, che ha seguito passo passo l'evolversi della situazione dell'emergenza. Talè, buonasera. Buonasera. Innanzitutto, per quale motivo i carabinieri hanno provveduto a transennare l'intera area? Ci sono motivi di sicurezza oppure ulteriori controlli da effettuare? Ma penso che sia quando interviene la magistratura, di solito per accertamenti. Ecco, e lei giorni fa aveva annunciato la notizia di questa copertura finanziaria per poter anche ripristinare la viabilità. Queste indagini vanificheranno l'accordo fra gli enti oppure si potrà procedere? No, penso proprio che si possa procedere, tant'è che proprio oggi è arrivata la lettera da parte del prefetto, ha convocato tutti gli attori, diciamo Marche Multiservizi, il comune, la regione e la provincia, perché l'appuntamento è per il 27 alle ore 11 in prefettura. Quindi adesso come si procederà? Ci sarà una gara d'appalto? Dopodiché, una volta trovata la copertura finanziaria, la provincia dovrà indire la gara d'appalto. Naturalmente, per indire la gara d'appalto chiederemo a questo punto l'ok alla magistratura e quindi alla Procura della Repubblica. Perfetto, grazie al consigliere regionale Federico Talè.